Ron Stallworth è nato il 18 giugno 1953 a Chicago e nell'estate 1972 la sua famiglia si trasferì a El Paso, a Colorado Springs. Compiuti 20 anni, entrò nel programma per cadetti, pensato per incrementare le presenze delle minoranze, specialmente le persone di colore, nel corpo di polizia. Diventato cadetto, decise subito di voler fare il poliziotto sotto copertura. Gli bastò vedere gli agenti della narcotici che con quelle barbe e i capelli lunghi sembravano degli hippie di San Francisco. Ron sapeva che non gli avrebbero riservato chissà quale accoglienza, perché il dipartimento era storicamente bianco. Durante il colloquio il responsabile glielo ripeté più volte: "Sarai l'unico di colore in tutto il dipartimento". Questo accadeva nel 1972. E nel giugno 1974 fece ufficialmente giuramento come ufficiale, diventando il primo ufficiale di polizia e detective afroamericano nel Dipartimento di Polizia di Colorado Springs. E questa è solo una parte della sua storia. Continuiamo col video. Fu assegnato ai servizi segreti del Dipartimento. Ogni giorno leggeva il giornale alla ricerca di potenziali eventi o piste da seguire. Un giorno trovò un'inserzione pubblicitaria sul Ku Klux Klan. C'era l'indirizzo di una casella postale. Casella postale 4771 Security, Colorado 80230. Quindi scrisse una lettera fingendosi un razzista bianco, dicendo di odiare i negri, gli ebrei, i latinoamericani, i musi gialli e gli italiani. Cercò di usare il loro linguaggio. Aggiunse di voler far qualcosa per risolvere il problema. Ma fece un errore cruciale. Firmò con il suo vero nome, ma scrisse il numero di telefono segreto e l'indirizzo che usavano in ufficio. Una settimana dopo Ron ricevette una telefonata al suo numero segreto in ufficio. Le cose andarono più o meno così. Parlo con Ron Stallworth. Sono l'organizzatore locale del Ku Klux Klan. Ho ricevuto la tua lettera. Perché hai deciso di entrare nel clan? Perché odio i negri, gli ebrei, i latinoamericani, i musi gialli, gli italiani e i messicani. Stanno invadendo il nostro paese e voglio riprendermelo a tutti i costi. E come non bastasse, mia sorella sta uscendo con un negro e tutte le volte che la tocca con quelle manacce nere, schifose, mi incazzo. Voglio che questa storia finisca al più presto. Sei la persona che cerchiamo, incontriamoci. Va bene, quando vuoi. Ovviamente Stallworth non poteva incontrarlo di persona, essendo nero, quindi spostò l'incontro di una settimana per avere il tempo di inventarsi qualcosa. Parlarono ancora, gli chiese che iniziative avessero intenzione di portare avanti come gruppo. Questa conversazione avvenne nell'ottobre del 1978. Stavano organizzando un Natale per bianchi. Volevano portare dei pacchi alle famiglie bianche povere. Dicevano che i negri avevano sempre approfittato dei bianchi per fottere il sistema, sussidi e via dicendo. Sostenevano che gli ebrei controllavano il sistema usando i negri per le manovre illegali. Nessuno pensava ai poveri bianchi. In più, il poliziotto scoprì che volevano bombardare i locali dei froci. Un giorno gli chiesero di descriversi. Così Ron gli fece il ritratto di un collega. Diede dettagli anche sull'abbigliamento, perché sapeva come veniva vestito al lavoro. Poi ne parlò con lui: "Chuck, ho il Ron Stallworth bianco". Un giorno Chuck andò ad un incontro organizzato da Stallworth e più tardi Ron prese il telefono e chiamò l'organizzatore locale del KKK. Cominciò a parlargli. Ad un certo punto lui disse: Sembri diverso. Cosa succede? Ron fece qualche colpo di tosse e corse al riparo dicendo che aveva la sinusite. Il 10 gennaio 1979 David Duke, il grande mago, venne in città.
La mattina del suo arrivo, il capo di polizia chiamò Ron e gli disse che avrebbe dovuto fargli da guardia del corpo. Stallworth racconta: temevo che riconoscessero la mia voce, ma il capo insistette. Mi presentai a Duke e gli dissi che avrei dovuto fargli la guardia del corpo. Aggiunsi che non credevo nella sua filosofia o nella sua ideologia, ma essendo un professionista avrei fatto il necessario per garantire la sua incolumità. Mi ringraziò gentilmente e mi strinse persino la mano. Fece la stretta del clan. Gli chiesi anche di fare una foto. Diedi la macchinetta a Chuck e mi misi vicino a Duke e Fred Wilkins, il grande dragone del Colorado. Misi loro le braccia intorno alle spalle, ma Duke lo trovò offensivo. Si spostò e disse: mi dispiace, non posso essere visto così in foto. Allora dissi a Chuck: quando mi senti dire tre, scatta. Dissi 1, 2 e al 3 rimisi le braccia intorno alle spalle dei due e Chuck fece la foto. David Duke cercò persino di prendere la macchina fotografica dalle mani di Chuck. A quel punto lo guardai e gli dissi: se mi tocca, la metto in arresto per aggressione a pubblico ufficiale. In quel momento, il grande mago del Ku Klux Klan aveva dovuto riconoscere il potere di un uomo di colore nei suoi confronti. Era un negro col distintivo, controllavo il suo destino e lui lo sapeva. Stallworth continuò a comportarsi come un membro del clan per 9 mesi, dopodiché l'indagine fu fermata perché il suo capo era preoccupato per il fatto che il dipartimento di polizia avesse legami con il KKK. Inoltre, verso la fine dell'anno, il capo locale del clan decise di lasciare Colorado Springs, proponendo proprio Stallworth come successore. Il rischio di veder nominato Stallworth come capo della sezione locale convinse i superiori a chiudere l'indagine per evitare possibili danni d'immagine al dipartimento.